Do il benvenuto a Bruna Crepaldi, Commissione Prevenzione Violenza Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova. Benvenuta. Buongiorno. Allora, qual è, diciamo, il ruolo dell'infermiere nella violenza delle donne? Ne stiamo parlando molto di violenza in queste ultime giornate, in queste ultime settimane. Da quanto tempo l'Ordine delle Professioni Infermieristiche si occupa anche delle problematiche riferite alla violenza? Sì, buongiorno a tutti. Dunque, nell'ordine, nel nostro ordine professionale da circa 10 anni si è creata una commissione, si è costituita una commissione che opera proprio nel settore del contrasto alla violenza ed è costituita da professionisti che operano in vari contesti, quindi abbiamo una rete di professionisti che appunto operano in contesti clinici e diciamo che questi operatori a vario titolo diciamo si interrogano costantemente qual è la modalità più giusta per intercettare, adeguata per intercettare questo fenomeno che è ormai un fenomeno dilagante. Molto spesso le assistite, in questo caso noi parliamo di donne, ma pervengono ai nostri servizi anche altre situazioni di violenza verso le quali noi abbiamo un occhio attento. Questa commissione si occupa appunto di intercettare il bisogno, che è un momento di grande fragilità. Spesso questo bisogno non è nemmeno espresso in maniera così chiara, perché i contesti a volte non lo permettono, proprio perché la donna che ci porta questa problematica ha vergogna, ha paura, c'è dolore. E quindi noi ci domandiamo, ci interroghiamo da molto tempo, lavoriamo proprio per poter sviluppare una riflessione culturale, perché siamo presenti anche nella comunità con, diciamo, con eventi pubblici, ma anche nelle scuole, per attivare e smuovere una cultura che è importante per avere una società, diciamo, più sostenibile, più rispettosa dei diritti umani. E noi come infermieri ci occupiamo appunto di tutelare un diritto che è un diritto fondamentale per ogni essere umano, che è il diritto alla salute. Senta, come mai diciamo l'ordine si occupa di queste tematiche, no? Perché apparentemente potrebbe non essere direttamente coinvolto, poi noi sappiamo ovviamente di no, no? Però sì, allora dentro, diciamo che gli iscritti al nostro ordine professionale sono circa 8.500 tra infermieri e infermieri pediatrici, e di cui diciamo l'80% circa è rappresentato da donne, e i dati che ci fornisce l'Istat oggi ci riportano che una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza, che potrebbe essere tra le varie, no? Perché abbiamo la violenza domestica, lo stalking, piuttosto che altre forme. E se questi dati sono così significativi e importanti, avendo appunto una compagine così ampia di donne, l'ordine professionale ha già, questo delinea un interesse particolare per tutelare la dignità degli operatori che operano nel campo della salute, e anche per creare ambienti di sicurezza. Consideriamo che gli ambiti di lavoro professionali sono ad alto impatto emotivo, quindi noi siamo chiamati a dare una risposta come dire, molto precisa, rapida, a riconoscere il bisogno che gli assistiti ci portano in questo tema della violenza, ma non solo, perché la violenza è trasversale nei nostri contesti, non parlo soltanto di contesto di cura, ma anche contesti sociali. Per questa ragione l'ordine professionale, attraverso la commissione, è occupato già da molto tempo negli ambiti scolastici, e quindi è diventato prioritario, ed è per questo che noi siamo così attenti a questo fenomeno, proprio perché dobbiamo adottare degli strumenti noi per in qualche modo gestire anche l'impatto emotivo che abbiamo nella relazione d'aiuto con gli altri, ma anche per la gestione di chi è curato e chi in qualche modo, certo, ci porta a questo tipo di problematiche. Tante sono le iniziative, no, che voi organizzate anche in vari settori, come lei diceva. Sì, cioè in vari ambiti, nel senso non è solo quello sanitario, ma è anche il sociale, che poi viaggia insieme per quella che è la cultura della prevenzione. Sì, infatti
questa commissione, che come dicevo si è creata un po' di tempo fa, abbiamo realizzato, costituito un gruppo che ci siamo chiamati, diciamo, Sentinelle Rosa, perché sono operatori che provengono appunto da vari ambiti territoriali, nei contesti assistenziali, e che operano per la prevenzione e il contrasto della violenza. Abbiamo realizzato eventi importanti pubblici come la creazione del muro delle bambole, che comunque è un muro, è un'installazione permanente anche con il supporto della regione, quindi delle istituzioni, per non abbassare mai l'attenzione, tant'è che in questi giorni da poco noi abbiamo contribuito, no, a questo momento pubblico attraverso un convegno che si è tenuto al Palazzo della Borsa il 14 novembre, proprio dove noi dimostriamo, no, il nostro impegno come agenti di cambiamento nel rivoluzionare anche questa cultura. Poi abbiamo molti altri diciamo, eventi, che sono per esempio la nostra presenza al Salone dell'Orientamento, piuttosto che la formazione anche delle persone che si occupano di sviluppo di affettività nelle scuole. All'interno del nostro ordine professionale abbiamo anche uno sportello dedicato, uno sportello polifunzionale, che dà la possibilità agli iscritti di avere uno spazio assolutamente privato, dove viene garantita la privacy, dove i nostri iscritti possono rivolgersi per discutere magari momenti di crisi, di cambiamento lavorativo, anche di burnout, no? E trovano degli esperti, che sono poi degli infermieri che hanno fatto una formazione come counselor. A volte il bisogno che i nostri colleghi portano sono bisogni di tipo più magari di carattere assicurativo, noi interfacciamo queste istanze con il nostro consiglio direttivo, i quali si fanno carico. Lo sportello è aperto una volta alla settimana, tutte le settimane dalle 16 alle 18, c'è sempre qualcuno che accoglie gli iscritti. E questo è molto importante, perché anche questo tipo di, diciamo, attività noi la svolgiamo in forma gratuita per i nostri iscritti, ed è aperto chiaramente costantemente, ed è aperto anche per gli infermieri che in questo momento stanno facendo una fase di apprendimento, quindi gli studenti dei corsi di laurea. Abbiamo anche realizzato eventi che hanno visto appunto la partecipazione delle scuole con dei concorsi sui vari temi, non so, l'8 marzo abbiamo fatto un concorso di poesie, di letteratura, dove gli studenti promuovono e anche creano proprio, attraverso attività didattiche co-condotte con noi e con gli insegnanti, dei manufatti che servono appunto a fare una riflessione su questo aspetto. E poi siamo presenti chiaramente in altri ambiti, che sono anche quelli istituzionali, nei tavoli di lavoro con Genova e anche con l'Agenzia della Famiglia. Senta, ma la risposta del territorio, ma anche delle istituzioni, c'è? Sì, allora, le istituzioni sono presenti da sempre al nostro fianco, molto sensibili, e dichiarano il loro impegno costantemente, non soltanto con i patrocini o con l'installazione del muro, ma anche offrendo proprio una forma di consulenza, di competenze specifiche del settore. Per esempio, collaboriamo anche con le forze dell'ordine, come dicevo prima, siamo presenti nei tavoli di lavoro e con l'Agenzia della Famiglia, e anche siamo presenti in altri settori, che è quello della scuola. Questo è importante perché noi alle scuole presentiamo non soltanto, diciamo, in maniera molto dedicata il tema dell'affettività, dell'emotività, ma li coinvolgiamo con iniziative proprio didattico-creative. È stato realizzato con la collaborazione dell'Università e col Dipartimento di Architettura un manuale di buone pratiche che serve soprattutto alle donne, ma anche agli studenti in questo caso, a conoscere meglio quali che sono i presupposti e le condizioni in cui a volte le persone si trovano e magari non sono consapevoli, no, di una situazione di violenza. E questo è stato interessante, perché i ragazzi hanno creato anche un logo che, appunto, tu come me, che rimarca l'aspetto, evidenzia l'aspetto del rispetto delle persone. E in più questo importante manuale è stato diffuso nel pronto soccorso, dove accedono prevalentemente le persone che hanno subito violenza, negli ambulatori dei medici di medicina generale. Questo manuale è stato anche tradotto in cinque lingue dalla scuola, all'istituto dell'EDDA. Inoltre, noi dal 2016 siamo molto attivi, come dicevo, sulle scuole, con un progetto di sviluppo dell'affettività, coinvolgendo sia gli insegnanti che le famiglie, e questo è importante perché permette agli studenti di rielaborare anche alcune emozioni, che a volte, alle quali qui, so come dire, le categorizziamo in cattive o buone. In realtà la rabbia, eccetera, sono assolutamente emozioni che hanno pari dignità delle altre, e quindi dobbiamo aiutare gli studenti in qualche modo a
a rivalutarle. Noi abbiamo formato circa 1.000 studenti dal 2016 ad oggi in diverse scuole del territorio, che in qualche modo ci contattano perché sono venuti a conoscenza di queste iniziative nelle piazze. E spesso, anche in questo momento particolare, in questa onda emotiva, no, che ci Sì. coinvolge tutti, no, anche in questo momento noi siamo chiamati in causa, perché non solo con un'attività quindi di promozione della salute. E poi collaboriamo anche con molte associazioni, quindi l'associazione che si occupano delle donne vittime di violenza, con l'associazione YDAV, che si occupa anche della parte del maschile, quindi non guardiamo soltanto nella direzione delle donne, ma anche di tutta la famiglia, quindi anche con YDAV insomma, intercettiamo questi bisogni e indirizziamo magari gli uomini che hanno bisogno di un percorso di questo Senta tipo. Crepaldi, siamo in chiusura. Tanti abbiamo capito, insomma, i progetti o i settori su cui gli infermieri, insomma, come comitato siete coinvolti. Ce n'è uno per il futuro, un paio per il futuro su cui state lavorando e mi vuole an anticipare oppure no? Top secret? No, no, non è top secret perché Ah, ok. noi non facciamo qualcosa soltanto il 25 di novembre, ma siamo attivi tutto l'anno. Bene. Lavoriamo, siccome la violenza è trasversale in tutti gli ambiti, lavoriamo molto anche per ridurre i livelli di tensione, come dicevo, non solo tramite lo sport d'ascolto, ma anche con esperti di settore, con gruppi di facilitazione, con supervisione costante e sistematica che ci permette di avere davvero, di stare bene noi e di poter erogare una cura buona per la nostra cittadinanza. Grazie, grazie a Bruna Crepaldi, Commissione Prevenzione Violenza, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, per insomma, averci fatto scoprire qualcosa di più di quello che è la vostra attività in campo di prevenzione, soprattutto per la violenza sulle donne. Grazie mille. Grazie e buon lavoro.